Il tema della libertà è di destra o di sinistra? Questa è una buona questione che viene formulata storicamente in molti modi. La categoria di libertà, direi che mentre l'uguaglianza è sicuramente una categoria che ha strutturato il discorso della sinistra, non troverete mai una destra che difende come proprio valore fondamentale l'uguaglianza. Altri valori, la libertà, o l'autoaffermazione, o il merito, o altre categorie, o la tradizione, o l'eterno, il sacro, mai l'uguaglianza storicamente. La libertà è un campo di sfida tra la destra e la sinistra, perché la sinistra non ha mai detto di essere contro la libertà, e neanche la destra in teoria. Direi che nel campo politico del moderno la libertà è in qualche modo accettata da tutti e declinata però in modi molto diversi. Ad esempio, la destra ritiene che la disuguaglianza favorisca la libertà. Questo è un tema ben presente nella destra. La disuguaglianza è il frutto della libertà. Il fatto che siamo diversi e che le nostre diversità possano esprimersi determina liberamente che ci siano delle disuguaglianze, dice la destra, e guai a provare a cancellarle, perché noi siamo per natura diseguali e la libertà in questo si determina. Come direbbe il giornalista Porro, il Padre Eterno è liberale, quindi è pure lui di destra il Padre Eterno, secondo questa narrazione. Ecco, però la sinistra direbbe a un certo punto: ma siete sicuri che quella che voi chiamate libertà sia davvero la libertà? Non è forse la forma più bassa di libertà, quella della competitività? È davvero libertà il competere? Forse nella giungla per gli animali è libertà, ma in una civiltà umana chi ha detto che la competitività sia libertà più della cooperazione, ad esempio? La sinistra, no, come dire, raramente nelle forme più volgari forse gioca l'uguaglianza contro la libertà. La sinistra semmai è convinta che la vera libertà possa esservi solo tra individui ugualmente liberi. Questo è il punto. Quindi non libertà contro uguaglianza, ma la libertà che si determina appieno solo con l'uguaglianza. Qui è, come dire, destra e sinistra non mettono in discussione di per sé il valore della libertà, lo declinano diversamente. Ecco perché, giustamente, a mio giudizio, anche se fu criticato per questo, Norberto Bobbio nel suo libro su destra e sinistra prende poco in esame il tema della libertà, ma perché in effetti non è un tratto che distingue realmente destra e sinistra. Certo, la declinano diversamente poi, ma mentre l'uguaglianza e la disuguaglianza davvero tracciano il campo e lo dividono, la libertà dà luogo a diverse interpretazioni della libertà, diverse politiche della libertà, ma non è negata o respinta a priori da nessuna delle due forze. Nessuna delle due forze. Ad esempio, possiamo ben dire che Gian Giacomo Rousseau, l'autore che più ha a cuore l'uguaglianza nell'accezione ricordata, non pensa che l'uguaglianza debba negare la libertà, ma ritiene che con la volonté generale si determini nell'uguaglianza la piena libertà. E lo stesso Marx, che forse viene letto come uno degli autori più egualitari nella storia, quando parla del comunismo non parla di società livellata, ma dice lo sviluppo, il libero sviluppo delle individualità. Marx, cioè, era dell'idea che il capitalismo garantisse troppa poca libertà degli individui e producesse forme di livellamento omologante e al tempo stesso di non libertà, basata sullo scambio di merci, sulle differenziazioni sociali. Quindi direi che la partita non è tra chi è per la libertà e chi non lo è, ma come definiamo e intendiamo la libertà. Ecco, la libertà che si determina nelle differenze, nelle disuguaglianze e che differenze e disuguaglianze produce, o la libertà che si manifesta appieno nella uguaglianza. Uno scrittore francese come dire, che ha tematizzato questo in maniera emblematica diceva: beh, nello Stato borghese godono tutti la stessa libertà. La libertà di non rubare riguarda tanto il ricco quanto il povero, in fondo.
no? La libertà di fronte alla legge riguarda tutti. Ma questa è vera libertà o è solo una parte della libertà? No? Ecco, la libertà liberale è vera libertà o è solo una parte della libertà? E questo è il tema fondamentale, direi.